Libri.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto, per Cleto in Fiera, che non si faceva dal 2014, una bellissima opportunità per ripopolare il borgo, un turismo lento, per soprattutto valorizzare le attività come per esempio quelle dell'olio, del miele, ma anche altre che si vedono qui questa mattina, in compagnia del sindaco Giuseppe Longo, che appunto è qui per anche lui beneficiare di una passeggiata lenta e a chilometro zero. La fiera di Cleto o Pietramala, come a volte viene chiamata, somiglia un po' all'Araba Fenice. Quando sembra finita, poi risorge dalle sue ceneri. In effetti, dal 2014 che sembrava tutto perduto. Ringrazio come sindaco, ma a nome di tutta l'amministrazione, la Proloco di Cleto. Ringrazio anche voi per averla così pubblicizzata. Infatti vedo tante bancarelle che non si vedevano da tantissimo tempo, quindi c'è un rifiorire e questo è molto importante, importante per questi piccoli borghi ricchi di storia, ma a volte poveri di prospettive. Diciamo che hanno la ferita dello svuotamento, dello spopolamento e che dobbiamo dire tutti insieme. Dobbiamo concorrere perché non muoia il borgo e non muoia la sua storia, perché è molto importante, diciamo, conservare le tradizioni, pubblicizzare i nostri prodotti e aggregarci, includerci, perché a volte per il fatto che la popolazione è dislocata nelle campagne c'è anche questa carenza, la mancanza di inclusione, di scambi di idee, di socializzazione. Quindi grazie alla Proloco, grazie pure a voi che avete fatto un lavoro meraviglioso, perché se vedo molta gente che non è di qua, è grazie alla pubblicità che avete saputo sì, veicolare e quindi richiamare questa tanta bella gente.